Logos Web Radio. Venerdì 29 maggio si è tenuta la premiazione della seconda edizione del concorso fotografico del Centro Giovanile Blogos, che quest'anno aveva come tema i luoghi di Sofia. Quali sono i luoghi del tuo sapere? La giuria, composta da Paolo Coceangic, detto Coce, Mauro Sarti e Jacopo Puggioli, ha scelto come vincitrice la foto Underground Music Looking for Light di Livia Tassinari. Il premio originalità è andato a Federica Pedrini per la sua stampa su Canvas intitolata Chiara Pensante, mentre due menzioni speciali sono andate a Mattia Feriani, con Conosciamo, e a Matilde Ferrari Scagnolari, per la sua foto Casa della Conoscenza. Manuela ha intervistato per noi Coce, che ci spiega come sono state selezionate le foto. La prima scrematura l'ha fatta comunque il tecnico, il fotografo, insomma il suo parere è stato importante all'inizio. Dopodiché, dopo la prima scrematura, invece direi che anche il taglio sociale ha avuto molta importanza. In particolare c'è una foto che ha fatto una ragazza molto giovane, anche quella che ha vinto il premio originalità, che è premiata molto più per il taglio sociale che non per la tecnica, sicuramente. Avete fatto altre due menzioni di altre due fotografie. Che cos'è che vi ha colpito? No, una era proprio una bella foto, quella resseppiata un po', e però non poteva partecipare al concorso perché non aveva le dimensioni regolari. Conosciamo di Mattia. E invece l'altra è la foto tecnicamente migliore di tutte, per cui pur magari non rispondendo agli altri due parametri, quindi la scrittura, il racconto di una storia e il taglio sociale, però la foto tecnicamente migliore era giusto menzionarla. Una fotografia per non essere dimenticata, visto che siamo in basi da miriade di immagini ogni giorno, cosa deve avere in più? Deve produrre straniamento, deve trasmettere dei messaggi particolari? La tecnica è importante, io non sono tecnico, però quando tu fai una cosa la tecnica è importante, ma io penso che la cosa più importante sia l'unicità, cioè il fatto che tu hai fatto una cosa unica, cioè che non sia riproducibile, no? Perché se no diventa altro, no? Invece la grande foto è la foto che non si può rifare. Ascoltiamo ora l'intervista a Livia Tassinari, la vincitrice del concorso. Come hai interpretato il tema del concorso, cioè la conoscenza? Ho cercato di immaginare le immagini che mi davano qualcosa, insomma i momenti che mi davano proprio qualcosa in più, e quindi ho cercato un po' di immortalarli. Se tu dovessi definire il tuo luogo di Sofia? Da quando ho conosciuto il mio ragazzo, decisamente un ambiente dove c'è musica, un sacco di musica. Che cosa raffigura la tua fotografia e che significato ha per te? Beh, visto che è proprio l'immagine di una ragazza sopra un amplificatore, rappresenta la musica che cerca di uscire dal buio, perché è un'immagine molto scura, con una luce cerca di far vedere la musica che cerca di emergere dal profondo, che magari in alcuni momenti viene proprio chiusa. Hai partecipato ad altri concorsi prima di questo? No, il primo concorso. Primo concorso, sì. Mai fatto dei corsi di fotografia? Ho fatto un corso di fotografia, però dopo aver fatto questa foto. È stato un recupero di una foto che avevo, che mi sembrava adatta al tema. Le interviste sono a cura di Manuela Cioni. Un saluto da Giada Andrea Baccini, Blogos Web Radio, www.ilblogos.it.